appeso Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce a cui fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce a cui fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Sulle strade di questo mondo Dio ha camminato portando la croce. Egli era buono e la sua bontà era un rimprovero per noi. Per questo lo abbiamo crocifisso. Dio però non ha finito di soffrire. Egli continua a camminare per le strade della vita. Un furto, una rapina, una violenza, un egoismo, la falsità, l'attaccamento al denaro, e la croce di Dio e la passione che continua. Ma non cerchiamo i colpevoli lontano da noi. Ognuno entri nel proprio cuore e ripeta umilmente le parole del figlio prodigo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera
e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è rancore e orgoglio, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Il canto. Orme sanguigne del mio Signore, tutto dolore seguirò, e il cuore intanto per gli occhi pianto sopra il Calvario di Santa Madre te voi fate, che venga a vedere il Signore, siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo. Quando peccasti, allor gridasti, muoia Gesù, mira che langue e tutto sangue. Fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: salve re dei giudei, e egli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. Signore, tu sei l'uomo. Gesù,
Santa Madre del Buon Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade sotto il peso della croce. Perché con la tua santa croce levi il mondo. Thank you.
si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei. Senza morire, ma acquistarò. Mi venga anche a cercare dovunque sono
c'è anche il telefonino sulla porta della chiesa. Ancora una cosa che non ho detto fino adesso, non mi sono impegnato, ma sappiate che il 17 aprile, mercoledì, in cui si fanno il Papa, c'è udienza, ecco, tutta la diocesi, in tutte le parrocchie si stanno preparando dei pullman per andare a Roma. Ho raccolto già alcune adesioni, ma mancano ancora. Chiunque ha intenzione di venire lo faccia sapere. La spesa è 25 euro perché ci sono delle spese anche per proprio il giorno in cui si va in piazza San Pietro o in Sala Nervi. Poi vi sarà detto quello da fare. Mi scusate che lo faccio in questo momento, in questo luogo, ma so che siete tanti presenti che in chiesa non mi potete ascoltare, e allora vi dico buonasera, buonanotte. La croce.
commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua scombinata carità. Dentro di me c'è rancore e orgoglio, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Il canto. Orme sanguigne del mio Signore, tutto dolore seguirò, e il cuore intanto per gli occhi in pianto sopra il Calvario di distillerò. Santa Madre, che voi fate, che mi piace del Signore, siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo. Quando peccasti, allora gridasti, muoia Gesù. Mira che langue e tutto sangue, morro ti dice, non per Santa Madre te voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Abbiamo terminato questo cammino, cammino di fede che ogni anno andiamo facendo. Di fronte a questo luogo, il cui vi è conservato un crocifisso di carta fresca, ma significativo perché posto sulla strada perché ognuno volga il suo sguardo e preghi. Ecco allora che noi anche questa sera siamo arrivati qui per pregare, per affidare al Signore la nostra vita, le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre preoccupazioni, e possiamo dire che nella fede noi siamo certi: Cristo risorto è il nostro futuro e l'avvenire del mondo. E allora possiamo rivolgere al Signore questa preghiera della Chiesa di invocazione: che il Signore venga, venga fra di noi, vieni Signore Gesù. E questa è la speranza che ci rende sereni. Vieni Signore Gesù, e questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. La fede di Cristo Gesù, Signore,
Amen. Ecco, voglio dirvi come questa chiesetta è stata restaurata e man mano che passate potete vedere come è stata realizzata, ma ci sono ancora dei lavori da finire. Ecco, da parte mia ringrazio il Comitato Festa Corpus Domini 2012 che si è impegnato mettendo da parte appunto dei fondi che ha speso, ma chiaramente non è che sono bastati, anche coloro che hanno fatto i lavori si sono messi in attesa di ricevere. Ecco, quando loro sulle strade di questo mondo Dio ha camminato portando la croce. Egli era buono e la sua bontà era un rimprovero per noi. Per questo lo abbiamo crocifisso. Dio però non ha finito di soffrire. Egli continua a camminare per le strade della vita. Un furto, una rapina, una violenza, un egoismo, la falsità, l'attaccamento al denaro, e la croce di Dio e la passione che continua. Ma non cerchiamo i colpevoli lontano da noi. Ognuno entri nel proprio cuore e ripeta umilmente le parole del figlio prodigo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io era un rimprovero per noi, per questo lo abbiamo crocifisso. Dio però non ha finito di soffrire. Egli continua a camminare per le strade della vita. Un furto, una rapina, una violenza, un egoismo, la falsità, l'attaccamento al denaro, e la croce di Dio e la passione che continua. Ma non cerchiamo i colpevoli lontano da noi. Ognuno entri nel proprio cuore e ripeta umilmente le parole del figlio prodigo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera
e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua scombinata carità. Dentro di me c'è rancore e orgoglio, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Il canto. Orme sanguigne del mio Signore, tutto dolore seguirò, e il cuore intanto per gli occhi in pianto sopra il Calvario di Santa del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero.
fronte a questo luogo il cui vi è conservato un crocifisso di carta fresca, ma significativo perché posto sulla strada perché ognuno volga il suo sguardo e preghi. Ecco allora che noi anche questa sera siamo arrivati qui per pregare, per affidare al Signore la nostra vita, le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre preoccupazioni, e possiamo dire che nella fede noi siamo certi: Cristo risorto è il nostro futuro e l'avvenire del mondo. E allora possiamo rivolgere al Signore questa preghiera della Chiesa di invocazione: che il Signore venga, venga fra di noi, vieni Signore Gesù. E questa è la speranza che ci rende sereni: vieni Signore Gesù. E questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede, la fede di Cristo Gesù, Signore. Amen. Ecco, voglio dirvi come questa chiesetta è stata restaurata, e man mano che passate potete vedere come è stata realizzata, ma ci sono ancora dei lavori da finire. Ecco, da parte mia ringrazio il Comitato Festa Corpus Domini 2012 che si è impegnato mettendo da parte appunto dei fondi che ha speso, ma chiaramente non è che sono bastati, anche coloro che hanno fatto i lavori si sono messi in attesa di ricevere. Ecco, quando loro spetta, e nel tempo i componenti del comitato si sono impegnati a raccogliere quello che è necessario per finire di pagare e per fare i lavori necessari. E da allora voglio dirvi: facciamo buona Pasqua, Pasqua di risurrezione in Gesù Cristo, nostro Salvatore.